Uno dei difensori che si è fatto più apprezzare quest'anno in Serie A è sicuramente Molina, uno degli esterni, perché considerarlo difensore è un po' troppo, secondo me è un esterno offensivo molto molto interessante, e tutte le squadre europee hanno chiesto informazioni all'Udinese, perché Molina è uno di quei giocatori che piace tanto, piace anche alla Juventus. E quindi cosa succede? Succede che Molina potrebbe essere il nuovo terzino della Juventus, sì, ma a che cifre? Che costi? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Io tra l'altro vi ricordo che qui su FCM della TV trovate tanti contenuti alternativi rispetto a quelli di FCM Sport, magari anche un po' più sintetici sul calciomercato. Un calciomercato che vede la Juventus attivissima. Si cerca di colmare il vuoto lasciato in avanti da l'addio di Dybala, si cerca di rinforzare il centrocampo e si cerca anche di rinforzare le fasce. E quindi a destra c'è sì un Danilo che è una garanzia, ma ci vuole anche un giocatore un po' più di spinta, e Molina è quel tipo di giocatore là. L'Atletico di Madrid si è affacciato alla finestra dell'Udinese per chiedere informazioni su Molina, ma la ritiene troppo alto. L'Udinese ha sparato 30 milioni, l'Atletico ha detto 30 milioni non li voglio spendere. Ha chiesto informazioni anche il Barcellona, ma che sappiamo avere problemi economici, e quindi anche lì qualche punto di domanda. Il Barcellona viene meno. Quindi la Juventus, che da parentesi ha ottimi rapporti lavorativamente parlando con l'Udinese e con Pierpaolo Marino, potrebbe inserirsi, anche perché l'Udinese ha una caratteristica: lavora molto bene con i giovani, e la Juventus da qualche anno ha avviato il progetto Under 23, quindi la Juventus potrebbe inserire nella trattativa, oltre ai soldi, contropartite tecniche, anche più di una. Sappiamo di tanti nomi che interessano all'Udinese. Sappiamo di Dragusin, che potrebbe essere un buon difensore per l'Udinese. Sappiamo di Ranocchia, che è stato quest'anno in Serie B e potrebbe andare appunto nuovamente invece a giocare in Serie A da titolare all'Udinese. Insomma, ci sono vari giocatori che secondo me potrebbero essere inseriti nella trattativa, che potrebbero abbassare le pretese. Immaginate due o tre giocatori inseriti che vanno a raggiungere una soglia di 15-20 milioni e il resto potrebbe essere pagato in contanti, diciamo così, della Juventus. Sarebbe un'ottima soluzione di mercato. È una Juventus che però su Molina ci punta, perché è un esterno molto interessante, molto offensivo, che potrebbe essere un'arma importante per quanto riguarda la nuova Juve di Max Allegri.